Dispiace perché in quella che era una sfida molto sentita, in cui c'era un confronto tra la testa che diceva ragazzi l'Inter è effettivamente più forte e il cuore che diceva ragazzi noi siamo lì, crediamoci, alla fine poi ha vinto la testa, ha vinto la lucidità, ha vinto la logica, la fredda logica invece che il caldo affetto. Bel peccato. E dispiace anche perché alla fine queste pagelle saranno molto brevi, molto corte perché ripeto, questo è un 1-0 che è travestito da 1-0, perché è una partita non da 1-0 e lo vedremo, ma ne abbiamo già parlato a lungo. E ne ho parlato appunto anche nel video di questa mattina che è uscito alle ore 7, in cui vi faccio una domanda. La domanda è la seguente: la Juventus oggi cosa deve fare? Guardare in avanti e sperare che l'Inter possa inciampare e rimanere in scia oppure guardarsi alle spalle perché il Milan è lì attaccato? Secondo me oggi la Juve non ha più il privilegio e il lusso di guardare l'Inter. L'ha perso. A San Siro ha perso il privilegio e il lusso di guardare l'Inter e si è guadagnata invece l'attenzione di guardare il Milan. Non tanto per una lotta a scudetto, perché il Milan non credo che sia in lotta a scudetto mai nella vita, quanto più per quella che sarà la classifica finale, secondo, terzo, quarto posto. Quindi occhio, questa è la mia riflessione, però ve ne porto tante in questo video. Se non l'avete ancora visto, ve lo lascio qui sopra nelle schede. Voto 5 ad Allegri perché io credo che una Juventus che, anzi, una qualsiasi squadra che lotta per lo scudetto nello scontro diretto, se è dietro e deve cercare di recuperare, non può fare un primo tempo come questo e non può avere soltanto una reazione nervosa nel secondo. Quindi qualcosa in più andava fatto per forza di cose. Secondo me Allegri ha scelto la formazione giusta, iniziale, era esattamente la formazione che mi aspettavo e che secondo me doveva scendere in campo a San Siro. Ho avuto un po' di dubbi sulle sostituzioni. Devo dire la verità, mi è dispiaciuto anche non vedere quel coraggio in un momento in cui sei sotto, dato che sei andato sotto nel primo tempo e poi sei rimasto sotto per tutta la partita, dicevo quel coraggio di non passare poi effettivamente a un tridente, perché alla fine perdere 1-0, perdere 2-0 è la stessa cosa. Quindi, se tanto devi rischiare, l'importante è provare a fare un gol per cercare di portare avanti a casa un punto, ma soprattutto di non farne fare 3 all'Inter, perché quella poi era la grande differenza. Non tanto un punto per la Juve, da 1-0 non cambia tanto. È l'Inter che da 1-3, quella è la grande differenza. Quindi, in un momento del genere, secondo me si poteva usare un po' di più perché non mi è piaciuta nemmeno tanto la gestione dei cambi. Mettere Alessandro al posto di Gatti per passare a 4, inserire Miretti. È stato un po' di cose, secondo me, confusionarie. Una partita non preparata benissimo da parte di Allegri, per quanto mi riguarda. E secondo me anche poca attenzione nel gestire quella che è stata una grande forza dell'Inter, con cui appunto ci ha fatto gol, l'utilizzo dei braccetti. Nelle settimane precedenti avevamo parlato di quelli che erano i punti deboli dell'Inter e forti della Juve. E i forti della Juve erano le ripartenze e i calci da fermo. E dicevamo che attenzione, anche lì l'Inter era brava a difendere in quelle situazioni. Quindi serviva qualcosa di diverso. Io qualcosa di diverso non l'ho visto, devo essere sincero. E secondo me il campo parla. E questa sconfitta è molto, molto pesante. È per questo che secondo me l'allenatore si becca 5 in pagella. Voto 7 e mezzo a Szczęsny perché questo è il motivo per cui poi alla fine è solo 1 e mezzo, 1-0, cos'è 1 e mezzo, 1-0, perché Szczęsny fa una doppia parata incredibile e ci tiene a galla, ci tiene vivi. Anche Simone Inzaghi in conferenza stampa ha elogiato Szczęsny e sottolineato quanto sia stato importante il suo contributo all'interno dell'economia della squadra. E se il risultato non è così rotondo come è stato l'anno scorso a Napoli, tanto passa da quei guanti lì che stiamo vedendo in questa foto, migliore in campo in assoluto. Voto 6 a Gatti, è vero, lui fa autogol, però non può fare altrimenti. L'errore è in precedenza, e più che errore, secondo me, è il modo in cui non abbiamo gestito quella determinata situazione. Ho già parlato di questa cosa nel video che vi ho mostrato all'inizio, quindi non ci voglio stare ulteriormente sopra, andatevelo a vedere. Gatti, che tra l'altro con una mina, una fucilata da fuori area, addirittura ha rischiato di pareggiarla con un gol meraviglioso. Peccato che la palla sia uscita di poco a lato del palo, quindi non beccando nemmeno lo specchio della porta. Questo è stato un grande limite della Juve, che esce da San Siro senza veramente mai tirare in porta in maniera seria. Questa cosa,
non ci può stare all'interno di uno scontro tra le prime due in classifica, uno scontro scudetto, ripeto, a maggior ragione quando sei dietro e questi 3 punti sono non importanti, ma importantissimi. Voto 7 a Gleison Bremer perché secondo me è stato il migliore dei giocatori in movimento della Juventus. Fa un miracolo, letteralmente un miracolo su Thuram nel primo tempo e gestisce molto bene gli attaccanti dell'Inter. Anche qui l'errore di Bremer sul gol, dovevo uscire, l'errore di Danilo, l'errore di Locatelli. E una risposta a questa cosa non ce l'ho perché non so come l'avevano organizzata l'uscita sul braccetto dell'Inter. Non lo so. A me viene a pensare che Bremer avesse il riferimento semplicemente di Lautaro Martinez, è per quello che era rimasto al centro dell'area di rigore. Però Bremer in tutta la partita ha dimostrato sicurezza e secondo me Bremer è diventato un giocatore importantissimo, ha raggiunto un livello altissimo per la Juventus e per la Serie A e sono contento che faccia parte della nostra retroguardia, sono contento che abbia appena rinnovato il contratto, giocatore fenomenale, giocatore che dovrà accompagnarci anche nella Juventus del futuro perché magari è finita questa stagione? Torniamo sempre lì, non lo so, secondo me è difficile che l'Inter inciampi, non tanto più che la Juve possa comunque mantenere anche un bel rullino di marcia, ma quest'Inter come fa a inciampare e perdere così tanti punti per strada? Quindi magari questa stagione è finita dal punto di vista dello scudetto, concentriamoci sulla Coppa Italia, d'accordo, però non dimentichiamoci che ce ne saranno anche tante altre di stagioni e quindi dobbiamo valorizzare quelli che sono i nostri calciatori più importanti e Bremer è uno di questi. Voto 6 a Danilo, una partita secondo me onesta, un cartellino giallo che arriva dopo un intervento completamente sul pallone, Danilo era diffidato, salterà la prossima partita giochiamo di lunedì sera. Una roba un po' così. Danilo secondo me non ha fatto una brutta prestazione, anche qua siamo sempre lì, chi doveva uscire sul braccetto dell'Inter? L'ha perso Danilo? Se ha ragione Mazzana forse sì, però faccio un po' fatica a leggere quella situazione proprio perché l'Inter si è mossa tanto, è andata a prendere delle posizioni che solitamente quei giocatori non hanno sulla carta, ma che sappiamo fare spesso. Quindi bisogna sapere in primis come la Juventus voleva preparare quella cosa lì. Voto 5 a Cambiaso, credo una delle peggiori prestazioni da quando era Juventus. Tanti, 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 tanti errori tecnici. Ci ha fatto vincere tante partite, ci ha fatto esultare tante volte, ci ha fatto emozionare con tante giocate. Purtroppo, ieri sera ha steccato e anche alla grande, secondo me. Peccato, vabbè, succede anche ai migliori, eh. Voto 6, mezzo a McKennie, nel primo tempo ha fatto una percussione meravigliosa, l'Inter solitamente sulle ripartenze difende molto bene, pure McKennie con un dribbling anche abbastanza secco, saltando dei giocatori a centrocampo in una posizione difficile, quindi tra le linee era riuscito a creare superiorità numerica e ad allargare pure su Dusan Vlahovic in maniera molto intelligente perché Hiddink era stato chiuso e poi alla fine Vlahovic ha sbagliato quello stop. Al di là di questo, McKennie ha fatto la sua solita prestazione da 6 e mezzo, tanta qualità, tanta sostanza, tanta corsa, tanto cuore, tanta presenza dentro il campo. Peccato che non sia stato sufficiente. Locatelli non mi era nemmeno dispiaciuto per tratti della partita perché aveva giocato anche a uno o due tocchi, però poi manca sempre quel centesimo per fare un euro. E a maggior ragione in una serata come questa, in cui vedi il lavoro che faccia Calhanoglu, il lavoro che fa Locatelli. Quasi ti meravigli che stiano occupando la stessa posizione in campo all'interno di un modulo identico, perché entrambi sono i mediani, i registi, chiamateli come volete, comunque i centrocampisti centrali bassi di un 3-5-2. Ma c'è una differenza abissale per come interpretano il ruolo, per una ragione soprattutto tecnica. Locatelli, tanta grinta, tanto cuore, tanta lotta. Calhanoglu, una classe, un'eleganza, una visione di gioco e un piede che veramente. In questo momento hanno pochi giocatori nel mondo. Voto 5 a Rabiot, una delle grandi costanti delle vittorie della Juventus sull'Inter negli ultimi anni era Rabiot che domava Barella, perché Barella era mezzala di destra, Rabiot di sinistra, quindi andavano spesso ad incrociarsi in quella zona del campo. Credo che non sia un caso il fatto che l'Inter abbia dominato letteralmente con il centrocampo. E credo che non sia un caso che questa sera Rabiot non abbia giocato una buona partita. Rientrava dopo uno stop per noie muscolari, era stato fermo, non era al 100% la condizione. E secondo me purtroppo si è visto, a maggior ragione, all'interno di una Juventus che è fortemente Rabiot dipendente. Quando non abbiamo Rabiot facciamo molta fatica e quando ce l'abbiamo a mezzo servizio facciamo comunque molta fatica. Voto
Voto 5 e mezzo a Kostic, un paio di palloni interessanti messi in mezzo, però anche qui manca sempre il centesimo per far l'euro. Un giocatore che non sta convincendo, un giocatore che non sta più performando secondo i suoi standard. Un paio di giocate interessanti, però non possono essere sempre solo una o due giocate interessanti all'interno di una partita per un giocatore che è sempre comunque titolare, sempre comunque nell'11 di partenza. Giocatore un po' strano quest'anno Kostic. Molto, molto strano. Voto 5 a Yildiz, la prima vera partita da insufficienza, la prima vera partita da steccata. Questa è la steccata completamente. Però credo che l'abbia raccontata bene Del Piero quando dice che sia Yildiz che Vlahovic a un certo punto si trovavano a fare così perché erano abbastanza in mezzo. Yildiz scendeva a prendere il pallone, troppo. Ieri non ha fatto un tunnel. Solitamente fa sempre almeno un tunnel a partita. Ieri non l'ha fatto. Segnale forte significa che non era ancora entrato al 100% in partita. Non ci sono state giocate degne di nota da far stropicciare gli occhi. Insomma, la partita di Yildiz è da 5, secco. Come lo è quella di Vlahovic, perché Vlahovic era in un momento di forma abbastanza netto, anzi, decisamente netto, con 6 gol nelle ultime 5 più un paio di assist. E purtroppo Vlahovic si è spento, come spesso gli accade, quando c'è una decisione arbitrale che non ritiene corretta. Quel giallo, per proteste giuste anche, perché Vlahovic secondo me non faceva nemmeno fallo, quel giallo anche un po' eccessivo, l'ha completamente fatto uscire dalla partita. E Allegri questa cosa la sapeva, e infatti in telecronaca l'hanno subito sottolineata come Allegri fosse andato da Vlahovic a dirgli di rimanere in partita. Vlahovic fa fatica quando succedono queste cose, questo è un grande limite che ha il giocatore e quello stop sbagliato secondo me è tutto riconducibile al fatto che con la testa non era al 100%. Vlahovic ha secondo me un grosso problema da questo punto di vista e deve migliorare soprattutto dentro di sé. Se trova la lucidità, la tranquillità e la lucidità, forse l'ho già detto, allora sicuramente diventerà un giocatore importante. Se no, attraverserà sempre questi momenti di massimo picco, come quello che aveva appena trascorso, a dei momenti in cui fa un po' più fatica. Vlahovic ha un potenziale alto, altissimo. Io sono felice e orgoglioso che lui sia il numero 9 della Juve, però prima di tutto deve fare un percorso lui, suo, personale, e trovare se stesso e trovare un po' di calma all'interno della partita. Perché quando diventa troppo focoso poi diventa anche dannoso per se stesso e per la squadra. 5,5 UEA è entrato poca roba, non c'è stata chissà quale sgasata, un paio di dribbling sì in cui riesce per vie centrali a procurarsi questo spiraglio in cui inserirsi, però diciamo che è stato un ingresso in campo abbastanza timido, come è stata secondo me timida e intimorita tutta la Juve all'interno della partita, non solo quelli che sono subentrati. 5 e mezzo a Chiesa, un paio di sgasate lì sulla sinistra, in cui ha provato ad innescare Vlahovic. Addirittura a un certo punto lo trova pure. Vlahovic tira, ma troppo piano, andando anche forse a, non lo so, a strozzare il pallone. Mi è sembrato di sì in presa diretta. Troppo poco. Anche Chiesa che subentra. Io ripeto, mi sarebbe piaciuto in un momento di difficoltà, di crisi, vederli insieme, magari nemmeno da subito inizio del secondo tempo, perché poi c'era tutta una partita, però quando il tempo iniziava a passare, quando decidi di fare il cambio Chiesa, magari gli ultimi 20 minuti, dato che la devi recuperare tutti insieme, secondo me era cosa buona e giusta, dato che ancora non li avevamo visti, non c'era ancora stata necessità, ieri sera la necessità c'era, però alla fine non l'abbiamo visto lo stesso. Peccato, peccato davvero. Senza voto ad Alexandro. Anche qui non mi spiego il motivo per inserirlo e voi direte, perché voleva passare a difesa 4? Allora metti semplicemente Danilo sulla sinistra e Gatti sulla destra. O Cambiaso, cioè, ce n'erano di soluzioni piuttosto che inserire Alexandro, cioè, mi è sembrato un cambio totalmente a caso, stai perdendo, inserisci un difensore per un difensore. Sinceramente non l'ho capita. Miretti senza voto, qua possiamo parlare anche di quello che è stato il cross di Miretti sul finale, ma di questo ho già parlato appunto nel video di oggi, quindi direi di non stare a parlare perché Miretti ha giocato veramente pochissimi secondi e ancora meno secondi ha giocato Carlos Alcaraz al suo esordio con la maglia della Juventus, poverino, credo che abbia toccato due palloni, però è un giocatore che ci ha fatto vedere
apprezzare quella zona di campo sulla tre quarti, un po' centrale proprio. Quindi viene a dire che Alcaraz sia proprio un trequartista o qualcosa di simile. Tanto sono riuscito a trovare la foto per creare le pagelle. E soltanto per questo credo che il video si meriti un mi piace ed eventualmente un'iscrizione al canale, dato che l'obiettivo è arrivare a 150.000 iscritti entro maggio, dove festeggeremo i 10 anni su YouTube. E quindi queste erano le pagelle, ragazzi. A me dispiace che non ci sia stata tanta discussione, che siano state anche un pochino magre. Magre credo che sia il termine giusto, però non c'era niente da dire di questa partita nello specifico, e era difficile commentarlo perché la Juventus ha fatto fase difensiva e di offensivo ha fatto poco, ha fatto un po' di transizione, ha fatto un po' di riaggressione e secondo me un paio di volte queste cose sono venute pure bene, però manca la costruzione, manca la fase offensiva, manca creare pericoli effettivi, queste cose non le abbiamo fatte perché? Perché l'Inter sapeva come arginare i nostri calci d'angolo e sapeva come arginare le nostre ripartenze. E noi siamo stati nulli, perché a parte queste due armi, poi quando troviamo una squadra che le sa gestire, noi facciamo molta fatica, purtroppo.